tutto pronto, inizia Bologna-Inter, ottava giornata del campionato primavera, primo pallone che viene toccato proprio dal Bologna. La finta di Zonta, parte Di Marco, ottima risposta da parte di Sara che giustamente si prende gli applausi del pubblico di casa. Bonetto, lato corto dell'area di rigore, prova ad entrare in area, ci riesce Bonetto, va direttamente in porta, ancora Sar e poi Tazza in anticipo. Rizzo vuole cambiare gioco dall'altra parte per Saporetti, ottimo recupero da parte di Di Marco, poi Papa sbaglia e Golinatti recupera, cercato il lob della Giovanna, addirittura colpito sulla nuca. Baldini riceve da Rapaic, va ancora il cross teso sul primo palo e per poco non arriva il classico gollonzo. Rapaic a rimorchio verso Bonetto, un rimpallo Bonetto, poi Mari Sanchez non era in posizione di fuorigioco. Tazza va al cross dopo lo scambio con Saporetti, colpo di testa da parte di Rizzo, centrale, lancio lungo per Persano, Saporetti rientra sul sinistro, Pissardo, grande giocata da parte di Saporetti che è andato sul mancino, ha cercato la porta, va Di Marco direttamente in porta, è l'ultimo tocco di Popa, Inter in vantaggio quando siamo al 37esimo minuto. Razvan Popa tocca sul cross teso all'interno dell'area di rigore di Federico Di Marco, primo gol in questa stagione per il centrale rumeno. Allora al 37esimo minuto, Bologna 0 Inter 1, pallone lungo a cercare Testoni, Gianfi lascia andare il pallone oltre la linea laterale del campo, finisce 1-0 il primo tempo in favore dell'Inter, la rete per ora di Popa al 37esimo che mette dentro il cross teso di Di Marco, questo è il vantaggio nerazzurro firmato da Razvan Popa. Vediamo Correia, Gravion, Appia, occhio intanto a Di Marco in diagonale, perde il pallone, Gulinatti va dentro verso Saporetti, pallone sul fondo, occasionissima per il Bologna. Mari Sanchez, pallone in orizzontale per Baldini, si butta dentro Rapaic, lo vuole cercare Baldini, Rapaic controlla, vuole provare il tiro, palo colpito da Rapaic. Cestaro regala il pallone a Correia, uno contro uno, Correia va sul sinistro, Correia! Appena entrato in campo, José Correia trova il gol del 2-0, non perdona l'errore della retroguardia rosso-blu. E l'Inter alla mezz'ora della ripresa è avanti 2-0. Erroraccio da parte di Blandamura. Cestaro, errore di Cestaro, tratto decisamente ancora una volta in fallo dal manto erboso, pallone regalato a Correia che si libera sul suo piede preferito e si prende il cartellino giallo per essersi tolto la maglia. Allora calcio di punizione per i nerazzurri con Di Marco e Baldini sul punto di battuta, ancora tutta linea la difesa del Bologna, tutti pronti a tagliare all'interno della pista da ballo, va Baldini dentro a cercare proprio Paolino Della Fuente, alza un campanile Tazza, poi Sar male, alla fine riesce a guadagnare un calcio di punizione. Testoni in mezzo per Gulinatti, di prima Saporetti a cercare Persano, Popa va a colpire De Micheli, poi c'è il destro e la Bologna riapre la partita, riapre subito la partita Colli. E allora si riaccende subito il finale di gara con la rete di Rossetti. Rossetti riapre la partita al 34esimo. Della Fuente non guadagna una rimessa laterale, ma l'Inter riesce comunque a guadagnare i tre punti. Arriva il triplice fischio, l'Inter passa Bologna 2-1.